Benvenuti alla lezione numero 22. E io con tenacia continuo a mettere online i compiti settimanali. Vuole anche dire che se voleste, dopo finite le lezioni, per esercizio fare alcuni di questi compiti, io li correggerò e li discuterò molto volentieri. Quello di questa settimana, che è l'ultimo, perché la prossima settimana è la nostra ultima settimana, è relativo a network analysis, sia in NetLogo sia in Python. In NetLogo l'abbiamo vista proprio questa settimana. Ok? Ieri avevo introdotto l'ultima delle connessioni che investighiamo. Abbiamo visto la possibilità di collegare Python con R, di collegare NetLogo con R e poi di collegare NetLogo con Python, vale a dire chiamare le capacità di calcolo di Python dall'interno di NetLogo. E ultima cosa che avevo accennato ieri pomeriggio era chiamare invece NetLogo da Python. Quindi il protagonista del calcolo diventa Python, che usa NetLogo come strumento con cui dialogare e cui delegare dei calcoli. E qui scaricabile dalla CMap, perché questo è sempre il solito diario che sta qui in Notes and Links, avete le annotazioni per installare il tutto funzionante bene in Linux. Non ho provato in Windows perché non ho una macchina Windows, avevo provato in Mac, funzionava quasi tutto, ma non la parte grafica, che invece funziona molto bene in Linux. Allora, non sto a illustrarvi queste tante note, e guardiamo invece il funzionamento di un esempio. Questo esempio, che ho chiamato prova PyNetLogo, l'ho tratto dal sito degli autori, anzi scusate, dal paper degli autori, il quale paper è su JAS ed è liberamente scaricabile come tutti gli oggetti che stanno, tutti i lavori che stanno su JAS. JAS è un giornale scientifico che ormai ha superato i 15 anni, se non ricordo male, ho l'onore di essere stato uno dei fondatori, e inizialmente le risorse dell'Università del Surrey erano sufficienti per pagare un po' di segreteria e pagare il server. Poi tutte le università del mondo e quelle della Gran Bretagna non sono certamente tra le più ricche negli ultimi anni, hanno dovuto tagliare, per cui adesso il giornale chiede agli autori se, ripeto, se hanno fondi di contribuire. È molto pulito il processo di revisione, prima si sa se il lavoro è accettato, prima, poi quando si sa che è accettato arriva la richiesta, se hai dei fondi di ricerca destinati alla pubblicazione contribuisci, altrimenti va bene lo stesso. E quindi ci sono dei giornali invece che fanno pagare prima di sapere il risultato, per esempio, non è molto carino, perché poi sembra che il risultato sia influenzato dal pagamento. E JAS ha un ottimo ranking, e quindi consideratelo se fate una tesi di particolare interesse con dentro la simulazione, a ricavarne un paper per mandarlo a JAS, che ha un processo di review relativamente rapido, cioè qualche mese invece di qualche anno. Non scherzo, eh? Ci sono dei journal che prima di un anno non battono neanche ciglio. D'altronde è un lavoro grosso fare una bella review.
Fine della digressione. Adesso apriamo la macchina Linux e la apro in un altro schermo e guardiamo questa applicazione che ho ricavato dal paper. Invito tutti a imparare a usare il virtualizzatore, perché anche chi usa Linux può avere un buon motivo per avere un altro Linux per qualche applicazione particolare, o proprio se gli serve una macchina Windows che può servire per certi particolari programmi. Tutto sempre legittimo, siccome stiamo registrando, tutto assolutamente legittimo. Questa è una Ubuntu 18.10, quindi abbastanza recente, molto recente, la 19.4 non c'è ancora, ovviamente, 4 vuol dire aprile. E in questa macchina ho installato tutto quello che ci serve. Jupyter, Python con tutte le sue libraries, Netlogo. L'esercizio inizia da Python e quindi lancio Jupyter da terminale. E lo sposto la finestra un po' a destra per poter vedere poi bene anche la finestra di Netlogo. Potrei anche avere lo schermo ad una scala minore, cioè tutto scritto più piccolo, quindi con più spazio per gli oggetti, ma poi io non riesco a leggere quello che scrive, quindi non c'è un trade-off tra il poter leggere, ma anche voi poter leggere, e la dimensione delle cose che riusciamo a fare. A far stare tutte nella stessa finestra. Certamente anche in Linux io posso avere tante finestre, ma qui mi serve una finestra unica per poter vedere cosa succede. Abbiamo aperto questo esempio che io ho ricavato dal paper. È un file piuttosto grande. Eccoci qua. Quasi. Pasticcio che ho fatto io, bravo. Faccio complimenti da solo. Messo a posto il pasticcio, spero. C'è una prima cella che non è di interesse, si limita a caricare le libraries che gli servono e a fissare dei problemi di definizione, di predefinizione che sono spiegati nel paper, e poi questo invece è da guardare un attimo con attenzione. Usando la library PythonNetLogo che è stata caricata qui, definiamo i path dove PythonNetLogo potrà trovare Netlogo e altre informazioni, perché non è scontato dove riusciamo a trovare tutti gli elementi che ci servono. E qui definisce la home di Netlogo che per la mia installazione è direttamente sul desktop. Questa questione da installazione a installazione cambierà. Dopodiché ordiniamo a Netlogo di caricare uno specifico modello. Il modello che serve per questo esercizio sarà Preda e Predatore, Wolf Ships. Qui è apparentemente già tutto eseguito, ma per sicurezza no, non è eseguito, è eseguito una prova precedente. Lo rilancio, sta caricando tutto. Particolarmente lento, non so perché. Vabbè, deve anche tirare su un Netlogo, quindi un po' di tempo ci impiega.
io mi sento. Dica, dica. Il comando per utilizzare il netlogo è un quarto file netlogo. Sì. Python netlogo è la library che gli permette di fare poi questa operazione qui, esatto, che apre il netlogo link. Apre il netlogo link, quindi c'è cioè, il comando io apre netlogo all'interno di Python. E qui gli dico di caricare un certo modello. Invece, giusto per ripassare il contrario, invece da netlogo mettevo per utilizzare Python, dico. Per utilizzare Python avevo... Ripassiamo tutti insieme. Avevo generato una estensione usando Scala. E ieri mi ero interrogato ad alta voce con voi sul perché non ci danno l'estensione bella e pronta, scaricabile quando scarichiamo netlogo. La risposta che mi sono dato ieri è che forse ci sono dei pezzi molto legati alla macchina specifica su cui sta girando. E quindi bisogna generarla, quell'estensione, nel nostro computer. Una volta che è generata, si chiama PYPY, la copio nelle extensions di netlogo, e da netlogo scrivo extensions, aperta quadra, py, chiusa quadra. A quel punto devo, in Python, caricare invece il simmetrico, che adesso non mi ricordo come si chiama, è negli appunti, è una... import di una library di Python che gli insegna a rispondere a netlogo. Quindi ci sono le due cose simmetriche. Qui invece, riprendendo quello che diceva lei un attimo fa, l'operazione partendo da Python deve dire a Python come fare a aprire netlogo, e per riuscire a farlo deve usare questa library qua. Ok? Tutto chiaro? Ah, ieri mi interrogavo anche su perché si chiama Scala, probabilmente qualcuno che sapeva l'italiano, però vuol dire Scalable Language, quindi language che è in grado di affrontare problemi di scala differente, quindi funzionare su un supercomputer esattamente come su un microcomputer. E il simbolo è una scala elicoidale, quindi mi sta venendo voglia di studiare Scala, però non so se trovo il tempo. Sembra molto molto interessante. Non mi piace che compila su Java, questo mi piace poco, però è un linguaggio molto sofisticato. Bene, questa l'abbiamo eseguita, adesso nel momento in cui eseguo questa, vedrete che netlogo carica preda predatore. Sta facendo il loading. Quindi esiste un package scritto in netlogese che è usato da netlogo, un package scritto in Python che è usato da Python. Ok? Ecco, questo è il solito predatore un po' modificato. Non lo comando da qui, lo comando da Python. Scopo: programmare delle sequenze particolarmente complesse di simulazione. Qui ad esempio carica da un spreadsheet dei dati su agenti. Questa è un'operazione rapida perché è solo il caricamento di un po' di dati, e ha inventato questi agenti qua da aggiungere, e poi dice a netlogo di aggiungere. Gli ha mandato le informazioni e adesso dice di aggiungerli. Vedete? Sono tante pecore messe tutte in fila. Non chiedetemi perché. È per far funzionare l'esempio. Andiamo avanti, poi ci fermiamo, non è che lo guardiamo tutto, è inutile. È utile capire l'idea. A questo punto vogliamo disegnare dalla nostra parte, quindi dalla parte di Python, dei dati che abbiamo in netlogo. E queste sono operazioni, questo PLT l'abbiamo aperto prima, e plot di matplotlib,
gli diciamo di generare un subplot. Questa è un'istruzione un po' complessa, diciamo, io non voglio un subplot. Per poter avere l'indirizzo di una figura deve essere un subplot, punto e basta. E sono due indirizzi generati simultaneamente, perché questo ritorna una tuple, una coppia di valori, uno è l'indirizzo della figura e l'altro è l'indirizzo degli assi, tutti e due. Cioè x non è asse x, è ax di axis. E così possiamo interagire con gli assi per fare il disegno e con la figura per definirne la dimensione, per esempio. E show, è come al solito, se non ci fosse il disegno non compare. Eccolo qua. Adesso mi fermo. No, facciamolo ancora. Adesso ordina di fare 100 ticks a NetLogo. E NetLogo si è messo in attività. Vedete che le pecore, che erano tutte state sistemate su quella linea, si sono messe a correre. E i lupacchiotti anche per mangiare le pecore, eccetera, eccetera. Tragedia. Più o meno, perché ci sono poi i vari equilibri che si formano. Ancora un passettino di qua e poi basta. Qui c'è un passo descrittivo con la generazione, un altro passo di 100 e dovrebbe generare un grafico da questa parte, perché vedo uno show, però anche prima c'era e il grafico non è comparso. Mi fermo qui. Ah, non è comparso perché non ho ancora finito il lavoro. Quando qui c'è asterisco vuol dire che la cella non ha ancora esaurito i calcoli. Se a volte non trova qualcosa l'asterisco resta per sempre, allora capite che è andato storto qualcosa. Adesso ha finito, però non vedo l'output. Vabbè. Sentite, mi fermo qua e quello che mi interessa è farvi vedere l'idea che sta dietro. Provate, per una qualche vostra tesina potrebbe essere un brillante modo di farla funzionare. Come uscire? Come sempre è meglio pulire tutto quanto con un restart del kernel e un clear, e poi a questo punto si è chiuso NetLogo. A questo punto il foglio è stato, il foglio di IPython è stato ripulito, possiamo salvarlo, così la prossima volta che lo apriamo lo troviamo clean. E una volta che è stato salvato io esco con close and alt, che mi consente poi di dare quit e di uscire senza buttar giù, in modo non perfettamente definito, però non si è chiuso, quindi devo buttarlo giù con Ctrl C e l'applicazione non c'è più. Chiudiamo la macchina virtuale. Che viene salvata sul disco. Piccolo dettaglio, questi file sono un po' grandi, ovviamente, non grandissimi, un po' grandi, e creano qualche piccolo fastidio nei backup, perché quando noi facciamo il backup frequente, ogni volta salva alcuni file, e qui invece la sera deve salvare un grosso file, perché ho modificato un grosso file, che è un monolite. Anche se ho cambiato pochissimo in quel file, lo salva tutto. Però l'unico problemino che c'è. Sapete che il mondo è diviso tra coloro che hanno già perso tutti i dati e coloro che non li hanno ancora persi. Ripeto, tra coloro che hanno già perso tutti i dati e coloro che non li hanno ancora persi. Io faccio parte di quelli che hanno perso tutti i dati, e quindi da quel momento faccio un backup ogni giorno. È una invito a fare un backup ogni giorno, così non entrerete mai nell'insieme di quelli che hanno perso tutti i dati.
per fortuna successe quando ne avevo di meno di dati. Però è molto spiacevole. Ancora un memo sulle reti neurali. Vi invito davvero, se volete guardarle come strumenti di time series, a dare una lettura e un'esecuzione a questo package che trovate nella cartella Python. Questo package usa Python, usa R, la library NNET per fare le reti neurali feed forward, quelle più semplici, e poi con le capacità di R confronta le previsioni delle reti neurali con le previsioni dell'econometria delle time series. Qualche piccolo vantaggio per le reti neurali certe volte: se fossero perfetti previsori, tutti saremmo ricchissimi, avremmo guadagnato un sacco di soldi. Anche se in verità, se i nostri matematici Michele e Giorgio scoprono un metodo per fare tanti soldi in borsa, devono non dirlo a nessuno, perché sennò il metodo smette di funzionare. Soltanto se il mio metodo è una fetta piccola delle quantità di borsa, il mio metodo può funzionare, perché ha capito come si comportano gli altri. Se diventa prevalente, tutto quello che ha capito non serve più. Adesso ci inoltriamo in alcuni passaggi di economia. Il più importante sarà il summarizing, cioè il tentativo di tirare le fila di tutto quello che abbiamo detto, tranne un aspetto che sarà il lungo periodo, che mi riservo a parte, perché sul lungo periodo c'è da fare qualche ragionamento di tipo realistico, proprio nella prospettiva dell'automazione e della crescita del ruolo del capitale nella produzione in termini di automazione e robot. E quindi lo collego poi a quel ragionamento sul futuro che voglio fare con voi nell'ultima lezione. Ripasso, ultima volta che faccio il ripasso. Quanti mercati abbiamo studiato? Concorrenza perfetta, puramente teorico. Tantissime imprese, microscopiche. Mercato altamente concorrenziale, vero, che corrisponde alla concorrenza perfetta, sarebbe un mercato con un numero elevato di produttori, ciascuno dei quali neutrale sul mercato, non immagina di avere clienti propri. Poi invece il mercato che abbiamo visto in questi giorni, l'ultimo che abbiamo visto, ieri, la concorrenza monopolistica, un numero abbastanza elevato di produttori, se volete un numero in centinaia, una cinquantina, i quali fanno dei prodotti molto simili, ma differenziati o per presunte caratteristiche organolettiche o tecniche, o semplicemente per operazioni di marketing. Io sono convinto che dentro ai fustini di detersivi per le lavatrici c'è esattamente la stessa cosa in tutto. Però la pubblicità spiega che quello che produco io lava più bianco di quello che produce Giammatteo, o viceversa, non so. Tanto sono uguali. Però ci sono quelli che sono abituati a comprare quel detersivo e continueranno a comprarlo anche se il prezzo cambia, ripeto, in un intervallo di prezzo non particolarmente vistoso. Caratteristica della concorrenza monopolistica: ciascuno crede di essere un monopolista, non lo è, perché ha i suoi clienti, è relativamente facile entrare in quel mercato. Discussione di ieri, le barriere all'ingresso non sono particolarmente elevate. Non ci vuole un saper fare, un capitale, delle tecnologie, dei brevetti, ma la cosa più difficile è sempre il saper fare, cioè avere l'equipe di professionisti e di dipendenti di tutti i livelli in grado di produrre quel bene. E se è quello, scatta l'oligopolio. Nell'oligopolio è difficile entrare, perché non è che possiamo inventarci di fare un
una nuova banca di automobili. Totalmente da zero, eh? L'interessante appunto è l'esperimento che io seguo con grande curiosità da economista di Tesla, nome che in verità appartiene ai fisici, perché è il nome del grande studioso dell'elettricità, e quello che Tesla sta incontrando è proprio la difficoltà di produrre su una scala rilevante la auto di fascia meno cara che ha il mercato, che ha messo sul mercato, per la quale ha raccolto molte prenotazioni, ma non consegne. E vabbè, vedremo cosa capiterà. Poi c'è ultimo il mercato di monopolio, dove c'è un unico produttore, l'abbiamo visto. Nel mercato di oligopolio, i comportamenti degli oligopolisti devono tener conto del fatto che non sono soli sul mercato, ma non sono così tanti da essere irrilevanti ciascuno. Ciascuno influenza il mercato. Per cui è un bel campo da studiare con i comportamenti di tipo strategico, e cioè ciascuno tiene conto delle operazioni che fa l'altro. Non avevo previsto di parlarne, ma l'anno scorso non avevo parlato. Invece, un economista, è anche una citazione di un economista italiano molto bravo, è scomparso una ventina d'anni fa, il professor Silo Slavini, propose di studiare il comportamento degli oligopolisti con una curva spezzata, una curva a gomito, con due pendenze diverse rispetto agli effetti di prezzo e agli effetti di quantità, tenendo conto del comportamento degli altri. Ve la mostro un attimo, perché è interessante come introduzione poi di due modellini di oligopoli. Tanto per dirvi che sono cose molto realistiche, per spiegare ora il futuro possibile dei miners, delle criptovalute, in particolare quello che conosco meglio, il Bitcoin, che è pagato come lavoro in Bitcoin, ma a decrescere. Per cui ogni 210.000 blocchi chiusi, il reward dimezza nel progetto iniziale. E se dimezza, è partito da 50 bitcoin, a un certo punto arriva a valori rilevanti. È un oligopolio? Sì, tipico oligopolio. Sono un numero limitato di operatori, miners, quelli che certificano i blocchi. La barriera d'entrata c'è, perché l'investimento è grosso e non è un uso banale di computer, bisogna far funzionare una factory di computer complessa. Il pagamento del servizio sarà un prezzo, virgolette, libero, che ogni operatore che ha fatto una transazione in Bitcoin deve offrire affinché la sua transazione sia certificata in un blocco chiuso. Quello scatena una concorrenza tra oligopolisti e, secondo i modelli classici di oligopolio, essendo il costo marginale zero, perché una volta che la factory è su, sta accesa, non è che mi costa di più se chiudo un blocco oppure no, il punto di equilibrio è del tutto impossibile, cioè è a prezzo zero. E quindi a prezzo zero falliscono tutti. Ci sarà qualche soluzione di collusione? Probabilmente sì. Ma certo, l'oligopolio come teoria ci sa spiegare molto bene quello che può succedere in quel campo. Prima di fare due modellini, che poi metterò al posto di quei segnaposto F2, F3, un attimo il riferimento alla idea introdotta da Silo Slavini, poi presa in da tantissimi autori, perché una volta che l'idea c'è, notoriamente le idee non sono brevettabili. E questa fu un'idea brillante, ma neanche così esclusiva. Però tocca averci pensato. Silo Slavini disse: possiamo ragionare come se agli occhi dell'oligopolista la curva di domanda si presentasse così. Come al solito la facciamo al rovescio, quantità-prezzo,
e noi siamo qua. Che cosa vuol dire quelle due pendenze molto diverse? Provate a ragionare. Io sono il famoso oligopolista Terna che vende il trasporto dell'energia elettrica e Gian Matteo, che ha un capitale dietro le spalle gigantesco, costruisce un'altra rete elettrica in Italia. Pensate che lavoro, pazzesco. Poi, sullo slancio, altri tre o quattro di voi, così facciamo un bello oligopolio sul trasporto dell'energia elettrica. E facciamo pagare un prezzo per ogni kilowattora trasportata, giusto? Io non sono soddisfatto del mio profitto. Potrei provare ad aumentare o a diminuire il prezzo. In termini di strategici, di comportamenti strategici degli altri, cosa vuol dire quella curva lì? Quella è la domanda che percepisco io, Attenzione, non la domanda del mercato, come da quando abbiamo fatto la concorrenza monopolistica. Spero che vi ricordiate da ieri, avevamo una curva di domanda, poi dicevamo entra un altro operatore e la mia curva di domanda fa così, non quella del mercato, la mia. Questa è la domanda che io percepisco come rivolta a me. Se aumento il prezzo, voi cosa potreste fare, miei oppositori oligopolisti? Abbassare. No, perché abbassare? No, rimanere costante. Basta star fermo e io perdo un sacco di clienti. Quindi il mio aumento di prezzo provoca una forte riduzione di quantità. La strategia opposta è diminuire il prezzo. Sì, ma a quel punto lo diminuite anche voi, facciamo il danno di tutti. Voi mi ammazzate, proprio fisicamente, sparate, pum, uno di me. Perché l'abbiamo visto, finché non ci sono state le rotture di mercato dell'estate scorsa sui telefoni portatili, tutti gli incumbent avrebbero potuto benissimo ridurre il prezzo, ma non l'ha fatto nessuno. Poi è entrato Pierino La Peste, che doveva conquistarsi il suo mercato, ha buttato un prezzo completamente diverso e anche gli incumbent hanno dovuto farsi una sottomarca con cui cercare di prendersi la loro fetta di mercato. Però comunque... è stato rotto un patto collusivo implicito. Cioè, non si sono mai detti, ragazzi, magari se lo sono anche detti, ma in una stanza buia, a 4.000 metri sul Monte Bianco, senza connessione. Dica. Ma dico che c'è un limite. Possono abbassare il prezzo. Ma certo, ragioniamo in un intorno qua, no? Sì. Beh certo, se metto prezzo, sì. Se metto prezzo zero mi va male. No, anche sotto la soglia quella, diciamo, dei costi. No, perché questi quasi sempre sono operatori a costo marginale zero. No, attenzione, sì. Il fatto che uno in più telefoni non è che mi costa. Io la rete ce l'ho su, deve funzionare. Vabbè, se poi triplico la clientela, probabilmente devo anche incrementare la rete perché la banda non mi serve più, ma in un range abbastanza ampio io posso benissimo prendere nuovi clienti senza che mi costi. È una digressione, visto che ne ho parlato, salvo il file e lo aggiungo con un piccolo commento. Questa tecnicamente si chiama curva di domanda a gomito, il motivo è evidente. Vi dico queste cose per mostrare che nel campo dell'oligopolio quello che noi studiamo è molto legato poi ai comportamenti delle imprese. Ci sono miriadi di paper, è uno dei campi, uno dei campi molto frequentati dall'economia a forte contenuto anche matematico, e ci sono anche molti lavori in campo di teoria dei giochi e lavori di agent-based simulation, tra cui ascrivo il libro
Mazzoli, Terna, Morini, che reclamizzo nella mia CMAP e che con ogni probabilità, come dicevo ieri, esce entro giugno. Il primo economista, siamo nell'Ottocento, che si occupa scientificamente di oligopolio, si chiama Cournot. Mi piace vedere il volto, siamo in un altro secolo, 2 secoli fa addirittura, e questi sono quasi sempre degli ingegneri che vengono dal mondo dello studio della produzione. E sono degli economisti, però sono interessati agli aspetti produttivi e si occupano di imprese e oligopolio. Questo serissimo signore, no, questo è, no, questo non è il Cournot mio. Sì, è il Cournot mio. E lui, Antoine Augustin Cournot. Però qui è indicato come, beh, insegnò matematica, insegnò matematica. E siamo nato nell'801, morto nell'877, stiamo in anni piuttosto lontani, ma il modello dell'oligopolio già c'era, e un gigantesco campo erano le ferrovie che non erano in monopolio. Le ferrovie avevano tante compagnie che si scontravano fra loro con fenomeni molto divertenti perché la ferrovia è chiaramente a costo marginale zero. Per cui nella grande corsa americana alle linee che vanno da est a ovest arrivavano a biglietto zero e poi a offrire pranzo gratis. E lo scopo era far fallire il concorrente. Che a un certo punto nessuno lo usava e usciva di scena. E a quel punto il pranzo non era più gratis e il biglietto non era più gratis. È documentato, sono cose un po' divertenti. Allora, come ragioniamo? Ragioniamo sempre con la curva di domanda fatta a rovescio, ormai avete capito che gli economisti sono pervicaci, cioè persistenti nel maloperare. Definizione di pervicacia. Questa curva di domanda ha una intercetta misurata da A grande, ci porteremo dietro questo A grande. Una curva di domanda estremamente semplificata e i lavori di Cournot sono principalmente sviluppati con il duopolio, due operatori, poi si può estendere benissimo a n. Ma facendolo con due operatori, tutte le formule sono semplificate. Sia il signor 1 sia il signor 2 hanno costo marginale 0. Poi funziona anche se è diverso da 0, purché sia costante. La nostra curva di domanda è estremamente semplificata, sempre inversa. Inverse demand function, inversa perché noi studiamo il prezzo come variabile indipendente e la quantità come variabile, scusate, il prezzo come variabile dipendente e la quantità come variabile indipendente sia questa. Come vedete, mi semplifico la vita considerando che il coefficiente angolare sia meno 1. Volevo cancellare quel A che non si legge proprio. Q a sua volta è Q1 più Q2. Nella versione elementare, poi qui è bellissimo fare simulazione, online c'è una tesi bellissima di un po' di anni fa di uno studente che era il più veloce programmatore in C che abbia conosciuto mai. E poi i programmatori in C sono anche molto oscuri quello che scrivono, perché viene fuori un foglio con pointer to pointer, a quel punto non si
c'è più niente. Però funziona. C'è una tesi come Cournot sviluppato in gioco ripetuto, e cioè questi si incontrano di nuovo in n periodi e imparano a capire come si comporta l'altro. Perché il punto di partenza dell'oligopolio di Cournot è che i due non si conoscono, quindi non possono avere una sicurezza di cosa fa l'altro. E non dialogano, non possono alzare il telefono e dire: beh, mettiamoci d'accordo nei prossimi 6 mesi quanto produco io e quanto produci tu. Ok? È chiaro il punto di partenza. È un po' come, infatti lo si usa come esempio per fare teoria dei giochi, esattamente come si usa come esempio il dilemma del prigioniero. Se i due prigionieri potessero dialogare, si accorderebbero a non parlare, e se lo fate ripetuto, che vuol dire che io posso riconoscere quello con cui già mi sono incontrato, evolverà una strategia, vince la strategia poi più semplice, che è quella della ritorsione. Se ha tradito, tradisco, se non ha tradito, non tradisco. Che in inglese viene chiamata tit for tat, per noi è colpo su colpo. Qui però è più sofisticato, non è un colpo su colpo, perché devo congetturare quant'è la produzione dell'altro. Notate che il bene sottostante è non conservabile e quindi il prezzo deve modificarsi in modo che tutto quanto è stato prodotto sia acquistato. Chi è che propone in questo grafico qui, se volessimo aggiungere di un altro colore, vogliamo aggiungere in verde chiaro la curva di offerta? Come la disegnereste? Bene non conservabile. Curva di offerta totale di un certo periodo? Non sento. Nel tempo? No, no, siamo nel tempo bloccato. Quella di questo periodo. Qui ragioniamo sempre in modo uniperiodale. Un periodo in cui da una certa data a una certa data ci sono dei flussi di produzione e di consumo. Flussi, la produzione dei primi 6 mesi del 2019. Aggiungo un dettaglio molto importante: la produzione non è istantanea, richiede un tempo non nullo per essere realizzata, quindi non posso adattarla infinitamente. Io produco e poi sto a vedere. Volete un esempio? Gran parte dell'agricoltura. Non è che posso pentirmi in corso d'anno e far crescere più grano, ormai l'ho seminato. Ci vuole un anno per poter fare il raccolto. Allora, come la disegnate questa curva di offerta? Su via, siete dei matematici, dovreste insegnarlo a me. La quantità è fissata, il bene non è conservabile. Quindi, piuttosto che buttarlo via, lo vendo a qualsiasi prezzo. E quindi? Adesso vi arrabbiate con me. La quantità che è stata prodotta non deve andare sotto, scusate, il prezzo negativo non esiste. Però ah sì, sarebbero molto contenti se il prezzo diventasse altissimo. La quantità che è stata prodotta viene venduta a qualsiasi prezzo, piuttosto che buttarla via meglio vendere, no? In questo caso il prezzo di equilibrio che si formerebbe sarebbe a questo livello qui, perché ho disegnato casualmente l'offerta in quel punto lì. Allora, il ricavo o revenue, così la lettera funziona anche in inglese, del signor 1, dell'oligopolista 1, sarà uguale al prezzo che deve formarsi, ma noi sappiamo che il prezzo è uguale a questa cosa qui, moltiplicato la quantità del signor 1, che... Se noi al posto del prezzo mettiamo la sua definizione, sarà A meno Q1 più Q2,
quantità del signor 2, ho fatto tutte le parentesi tonde, ma non importa, moltiplicato la quantità del signor 1. Qui il problema è questo qua. I due non si parlano. Quanto produce l'altro? E come possiamo provare a procedere? Come al solito dobbiamo eguagliare il ricavo marginale con il costo marginale. In questo caso il costo marginale è zero, ma la storia non cambia assolutamente. Se voi fate tutte le moltiplicazioni, qui avete A Q1, Q1 al quadrato, Q1, Q2. Noi facciamo la derivata prima e come derivata prima otteniamo A meno 2 volte Q1 meno Q2. E di nuovo questo ci dà un terribile fastidio. Possiamo, ottimizzando, cioè volendo decidere quella quantità che eguaglia R' ricavo marginale a C', questo è del signor 1, a C' con 1 che è 0, avendo questa opzione alle nostre spalle, noi possiamo scrivere che Q1 in funzione di Q2 sarà uguale ad A mezzi, perché qui c'è 2Q1, meno Q2 mezzi. A questo punto cambio colore, perché i due non si parlano. E quindi l'unica cosa che questo qua può fare, il signor 1, è una congettura sul comportamento dell'altro. È una congettura e basta. E nello stesso modo, il signor Q2 si comporta nei confronti del signor Q1. Se le due congetture sono coerenti, avranno entrambi massimizzato il profitto. Se non sono coerenti, il profitto non è massimizzato, addirittura possono essere disastrose le conseguenze, perché il costo medio non è zero, il costo marginale è zero. Come agiranno la prossima volta? È complicatissimo, perché se voi introducete un semplice modello in cui il signor 1 aveva congetturato che il signor 2 producesse Q con A, e il signor 2 produce due volte Q con A, e allora la prossima volta io cosa faccio? Produco di meno? Ma intanto anche lui ha sbagliato, quindi lui come correggerà il suo comportamento? Vengono fonti complesse. Siamo a metà dell'Ottocento, l'obiezione è questo modello non ha nulla di realistico. Vero, però complimenti a chi l'ha pensato, siamo prima della metà dell'Ottocento. Complimenti a chi l'ha pensato, e da qui è nata una letteratura gigantesca. Anche nel libro, la parte teorica del libro che pubblichiamo, è un Cournot infinitamente evoluto, oppure è, secondo modello, uno Stackelberg modificato parecchio. Permettetemi di salvare questo, poi andiamo a vedere la faccia del signor Stackelberg. New. Ma però uno e un due, no? Cioè due operatori, cioè, sanno, il signor 1 e il signor 2. Signor 1 e signor 2 sanno la forma di questa equazione dell'altro, cioè sanno che la quantità, certo, però non sanno quanto sceglie di fare. Ok, però sanno quanto devono fare loro, a quanti sarà uguale all'altro. E ma l'altro è una congettura. Però la forma è sempre questa. Ma la forma non è assolutamente rilevante in questo caso. La forma è semplicemente questa qua. La mia quantità ottimale
è metà dell'intercetto della curva di domanda meno metà della produzione dell'altro. Ma io non so quant'è la produzione dell'altro. No, ok. Il problema è quello. Non ne ho informazioni. Non si parlano. Non si conoscono. Non c'è una storia a cui fare riferimento. Infatti, il passo gigantesco che fa Stackelberg è quello di dire, no, un momento, ce ne sarà uno più grosso dell'altro e uno più importante dell'altro, che fa da riferimento a tutti. Vedere per credere. Intanto, prima di salvare il file della lezione, guardiamo la faccia di Stackelberg e guardiamo il secolo. Balziamo avanti di più di 100 anni, credo, o almeno 100 anni. Vedete che è un'altra epoca, lo vedete dall'aspetto, nato 905, morto giovanissimo, 46, quindi siamo 100 anni dopo, in pratica. Con questo signore tedesco, ma morto, nato a Mosca e morto a Madrid. Vabbè, ha avuto una vita internazionale. Salviamo un attimo. Risposta sì.